passo avanti. Abbiamo discusso dell'architettura, di quello che è l'elemento base di una macchina dinamica. L'elemento base che in maniera più rigorosa si chiama stadio della turbomacchina. Abbiamo precisato appunto l'importanza che rivestono tanto una parte fissa all'interno della quale si realizza una trasformazione di energia da una forma ad un'altra, e chiaramente l'importanza della parte mobile all'interno della quale si realizza il trasferimento di energia meccanica fra macchina e fluido, dal fluido alla macchina se questa è motrice, viceversa, come ben sapete, se la macchina è operatrice. E abbiamo chiarito le due modalità con le quali, diciamo, si può avere questo trasferimento, cioè se avviene, se è un trasferimento energia cinetica, energia meccanica, puramente così, e queste le abbiamo chiamate macchine ad azione, ovvero con grado di reazione uguale a zero, e poi abbiamo visto c'è un'ampia gamma intermedia in cui nel rotore, la parte mobile l'abbiamo chiamata così, della macchina, avvengono l'energia meccanica viene trasferita sia attingendo all'energia cinetica sia all'energia di pressione o tattica, come preferite vedere. E queste sono le macchine che abbiamo chiamato con grado di reazione diverso, maggiore di zero, e che si chiamano appunto elementi, anzi stadi a reazione. Adesso, indipendentemente da appunto se si parla di stadio ad azione o a reazione, andiamo a vedere un po' più da vicino come avviene questo trasferimento di energia, cioè com'è che il fluido, attraversando quei canali che abbiamo visto e che rivedremo tra poco, canali costituiti dallo spazio fra due pale contigue, com'è che riesce il fluido e la macchina, com'è che si riesca a trasferire energia meccanica, lavoro, tra fluido e macchina. Il principio è piuttosto semplice, conosciuto da secoli. È una forma, diciamo, del secondo principio della dinamica, in base al quale pensiamo semplicemente a una cosa fatta in questo modo. Se voi avete un sistema all'interno del quale entra una massa di fluido dm con una velocità iniziale c con 1 ed esce sempre la stessa massa dm con una velocità c con 2, un vettore diverso da c con 2, voi sapete che questa variazione di questa grandezza, che si chiama quantità di moto, come vi ricordate, a questa variazione corrisponde un impulso risultante, l'impulso che deriva dalla risultante delle forze esterne applicate al sistema. Okay. Questo è il principio, questo scarabocchio che vi ho fatto qui, una cosa elementare, ma è il principio, secondo me,
molto utilizzati. Come fanno a volare gli aerei oggi con propulsione non ad elica, esclusi quelli ad elica, che tra l'altro sono pochi, piccoli, come fanno a camminare, a volare gli aerei? Per questo motivo la variazione della quantità di moto che si ottiene in questo sistema, questa come si ottiene? Si ottiene grazie a un impianto motore primo. Nel 100% dei casi questo impianto motore è l'impianto con turbina a gas che abbiamo studiato fino a pochi giorni fa, il quale ha la funzione in questo caso evidentemente non di produrre energia meccanica o energia elettrica, ma semplicemente di produrre questa variazione della quantità di moto. Se questa è l'aria che aspira il propulsore, quella praticamente che incontra quando vola, e quindi C1 coincide con la velocità di volo, ok? C2 evidentemente deve essere più grande della velocità di volo. Quindi c'è bisogno di questa energia cinetica. Da dove la prendiamo? Abbiamo un impianto motore termico che fa proprio questo, proporzionando bene le parti, il risultato appunto è questa risultante delle forze esterne, che poi vabbè, adesso non allarghiamo troppo, ma diciamo si può vedere abbastanza facilmente, la risultante è una forza diretta in senso contrario che si chiama spinta, quella che è appunto la spinta propulsiva. Giusto altri pochi secondi, visto che può far piacere vedere questa cosa, immagino. Diciamo, in questo caso è l'impianto motore con turbina a gas, diciamo, ideale, ok? E in realtà ha una funzione ben diversa, nel senso che l'espansione in turbina avviene, quindi qui siamo all'interno della turbina, ok? Perché okay, è la funzione della turbina in questo caso è soltanto quella di fornire il lavoro assorbito dal compressore, quindi diciamo H3 meno H5 deve essere uguale a H2 meno H1, d'accordo? Quindi questo è si chiama generatore di gas, insomma tutto questo impianto serve per generare del gas combusto, dotato però appunto di ancora di un'energia specifica H5 maggiore rispetto a quella dell'ambiente, che noi tradizionalmente indichiamo con il punto A, in modo tale che cosa succede? All'uscita di quella turbina, quindi questo è il lavoro di compressione, che questo è il lavoro di espansione, che coincidono, ok? Perché che cosa si dice? Prelevando appunto il gas nelle condizioni 5, ok? E questo viene portato e fatto espandere proprio in un condotto, per esempio per un aereo che viaggia in subsonico. Chiaramente abbiamo bisogno di un'accelerazione del fluido aspirato fino ad una velocità superiore, adesso non possiamo dire di quanto, ma sicuramente superiore rispetto alla velocità di volo. Questo incremento di velocità viene ottenuto appunto facendo fare un'espansione al gas che fuoriesce, questo nella visione più semplice, poi ci sono degli schemi un po' più complessi, però questo è il principio di base della propulsione, facendo fare questa espansione di cui abbiamo discusso ieri, abbiamo visto perché un ugello si chiama così, quindi questo è proprio
quello, come abbiamo visto ieri, questo si chiamerà uccello propulsivo, okay, dove il gas entra con l'entalpia C5 e la velocità C5 e uscirà con un'entalpia H praticamente 4 e minore di H5 e con una velocità C5 molto maggiore di C4. Okay? È chiaro che gli aerei che vogliono spingersi nel supersonico dovranno presentare un uccello propulsivo di questo tipo, in base a quello che abbiamo visto proprio ieri. Okay? Questo molto semplicemente, questo piccolo che non c'entra granché, però mi faceva piacere, vedi, abbiamo dedicato giusto pochi minuti per vedere questa, d'accordo? Se io ho una ruota, cui albero è questo, facciamo finta che ho un elemento di massa dm che entra a questo raggio R1 con la velocità C1 e poi si fa una passeggiata, non ha importanza in questo momento specificare che tipo di passeggiata si faccia, ma diciamo fa un percorso, esce dal raggio al raggio R2, sempre la stessa massa, evidentemente con un vettore velocità differente, che è C2, possiamo applicare la stessa considerazione che abbiamo fatto prima, solo che questa volta appunto quello che cambia è che questa non è una variazione solo della quantità di moto, ma quello che si chiama il momento della quantità di moto, quindi la possiamo correggere così: R1 C1 meno R2 C2 è uguale all'impulso del momento risultante, m sarà la risultante dei momenti. Okay. Quindi se appunto facciamo questa cosa, quindi applicando il momento ad una ruota, che cosa otteniamo? Otteniamo evidentemente la sua rotazione intorno a quell'asse. Questo è il principio elementare su cui si basa il funzionamento delle macchine dinamiche, le cosiddette turbomacchine. Bene, questa chiaramente la possiamo scrivere m in dt, e quindi scrivere m uguale a m punto c1 meno r punto c1. Ok? Ora, quindi questa è una relazione vettoriale. Tipicamente per maneggiarla con facilità converrebbe trasformarla in tre equazioni scalari secondo le componenti, secondo le direzioni tipiche di un moto che si basi su la rotazione di quella girante. Quindi per esempio potremmo scomporre questi due vettori
diciamo come il vettore C con 1 per esempio, che è diretto in maniera, non me l'ho neanche disegnato, insomma, quindi è vedetelo in tre dimensioni, genericamente un vettore C con 1 messo più o meno in questo modo, ok? Che però in generale presenterà componenti lungo, diciamo in generale vale, non lo scrivo due volte, una volta col pedice 1, una volta col pedice 2, sottintendendo che chiaramente le cose sono valide sia in ingresso C con 1, e col pedice 1 intendiamo l'ingresso a questa girante, e C con 2 l'uscita dalla girante. Ok, quindi per entrambi evidentemente il vettore C avrà una componente C con A, che è una componente assiale, cioè che ha la stessa direzione dell'asse della macchina, okay? Una componente tangenziale, okay, che si può chiamare, possiamo lasciare il termine tangenziale, o più usato è il termine periferico, che è la componente periferica, e in più una componente puntualmente ortogonale, tutte e tre, diretta secondo il raggio della girante, e quindi una componente radiale. Okay? E quindi potremmo scrivere quell'equazione vettoriale, potremmo scriverne tre scalari per ognuna di queste e ragionarci sopra. Però, se facciamo preliminarmente qualche considerazione che riguarda l'applicazione del nostro sistema, vediamo che prendiamo per esempio la componente radiale, quindi quella diretta secondo il raggio, significa dire che una variazione di velocità, quindi un'accelerazione di questa componente, provocherà una forza diretta come? Sempre diretta secondo il raggio verso l'albero, e che quindi, se io ho una girante, no? Una girante che gira, questa è l'altra. Allora, una componente radiale, vedete, comunque io la prendo, è una componente diretta per definizione lungo il raggio della girante, e quindi le variazioni di quantità di moto, le accelerazioni sostanzialmente, quindi le forze che ne derivano, sono delle forze che cosa fanno? Vanno eventualmente a inflettere l'albero, d'accordo, ma certamente non contribuiscono a far girare questa girante. Siete d'accordo tutti prima di passare alle altre due componenti? Ok? Componente radiale, diretta, quindi mi devo preoccupare, non io che mi occupo di termodinamica, un po' di fluidodinamica, ma il collega che si occupa di strutture si deve preoccupare di strutturare, di dimensionare quest'albero affinché sopporti questa sollecitazione flessionale. Ok? Molto bene. Analogamente, la componente, questo è facile, la componente assiale, no, assiale significa diretta secondo quest'albero. Questa che cosa può provocare? Può provocare uno spostamento in questa direzione, e infatti, se non ci sto attento, a parte gli scherzi, lo provoca effettivamente, e tant'è, è una cosa abbastanza nota, i costruttori i quali predispongono degli appositi cuscinetti reggispinta, si chiamano così, non per questa spinta, da dove gli deriva al cuscinetto? Gli deriva dalla componente assiale del vettore velocità diretto comunque. Ok?
anch'essa quindi sì, produce questa roba, però non dà nessun contributo alla rotazione. Va abbastanza da sé, qual è l'unica di queste tre che contribuisce a far girare? Insomma, vedete, se voi volete far girare, come la dovete di indirizzare una forza? In maniera tangenziale alla girante. Ok? D'accordo? Tutto chiaro? Quindi la mia unica componente che posso prendere in considerazione a fini utili, diciamo, non per trascurare qualcosa, ma per il discorso che stiamo facendo, secondo la logica del discorso che stiamo facendo, dobbiamo prendere in considerazione soltanto la componente tangenziale, che appunto abbiamo detto, cominciamo a chiamarla componente periferica. Quindi questa equazione vettoriale la possiamo andare a scrivere come un'equazione scalare, dove qui abbiamo il nostro momento risultante m punto per r con 1 c con 1 u, ok? U meno r con 2 c con 2 u, ok? Ci siamo? Molto bene. Ottiene in questo modo, riesce a mettere in rotazione la nostra girante con una certa velocità, quindi omega. Se moltiplichiamo ambo i membri per omega, qui abbiamo una coppia per una velocità di rotazione e quindi il risultato sarà una ho capito, ma io vorrei un po' più una potenza, d'accordo? E da quest'altra parte omega r, quindi omega r1, che cosa rappresenta? Il prodotto della velocità di rotazione per il raggio rappresenta la velocità lineare con la quale il punto si sposterebbe secondo la tangente alla circonferenza in quel punto, no? È come appunto se voi fate girare questa cosa a una velocità abbastanza, se avete mai fatto questo gioco, a una certa velocità, se ci fate cadere sopra una pallina piuttosto leggera, quella, come si suol dire, parte per la tangente. Che significa partire per la tangente, a parte il significato traslato della lingua italiana che è simpatico? Significa appunto che si mette in moto secondo la tangente alla circonferenza in quel punto, e il risultato, quindi la velocità con la quale si sposta quell'elementino, fissato omega, che è la velocità di rotazione di tutto il sistema, dipende dalla distanza dal centro. Se voi provate a caso a fare questo giochino, se non l'avete mai fatto, se lo fate cadere molto vicino al centro, magari si deposita, si ferma là sopra, perché non riesce a vincere l'attrito, perché è talmente bassa la forza risultante. Se invece lo depositate al bordo estremo, quindi a maggiore distanza dal centro, magari parte per la tangente veramente. E quindi, diciamo, quello che voglio dire con questi giochi significa che appunto omega è la velocità con la quale ruota tutto il disco, ma c'è differenza, diciamo, dal punto di vista di questo dell'effetto sul
sulle forze che si producono anche in dipendenza dal raggio al quale avviene questa cosa. E quindi questa è quella che si chiama, appunto, visto che ancora una volta parliamo di tangente alla circonferenza, se questa era la componente del vettore C lungo la tangente, l'avevamo chiamata componente periferica, e questa velocità si chiama proprio velocità periferica, quindi U con 1 e omega, sempre la stessa, evidentemente, R con 2 sarà la velocità periferica U con 2 in uscita. Ok? D'accordo? Bene, e allora quindi questo lo possiamo scrivere come M punto R con 1, no, scusate, U con 1 C con 1 U meno U con 2 C con 2 U. Ok? E questa è la potenza che noi trasmettiamo alla girante, introducendo una certa massa di fluido nell'unità di tempo al raggio R con 1 con la componente periferica C con 1 U, e facendo uscire quella massa al raggio R con 2 con una componente periferica della velocità C con 2. Se facciamo questo, riusciamo a trasmettere all'albero di questa girante la potenza P. Ok? Se invece della portata scriviamo la massa, quindi fotografiamo questa all'interno di un intervallo di tempo, facciamo l'integrale di quello in un certo dt, avremo il lavoro, vabbè, quello che stava scritto lì. Se parliamo per, come siamo abituati a fare, per unità di massa, vediamo ancora una volta, questo è il lavoro che si trasferisce tra macchina e fluido per ogni unità di massa, non so, chilogrammo tipicamente, di fluido che stiamo adoperando nella nostra macchina. Questa si chiama equazione di Eulero, detta anche equazione fondamentale delle turbomacchine. Questa qua, semplice. Che perché è fondamentale lascio a voi la considerazione. Interessanti come considerazioni che possiamo fare subito vedendo questa semplice espressione è che vedete che il lavoro trasferito tra fluido e macchina dipende esclusivamente dai parametri costruttivi della macchina e per esempio non dipende per niente dal tipo di fluido che stiamo elaborando. Cioè se io costruisco una girante con certe caratteristiche, quali? Tanto per cominciare le dimensioni, perché in U con 1 e U con 2 ci sono, l'abbiamo scritto un attimo fa, ci sono i raggi, quindi la differenza fra bordo d'ingresso e bordo di uscita è una caratteristica. La faccio girare ad una certa velocità omega, quindi tutte caratteristiche della girante. Vado a vedere appunto queste componenti con le quali il fluido, qualunque esso sia, attraversa la girante e scopro che riesco a trasferire per ogni un chilogrammo, per ogni unità di massa di fluido, il lavoro L con S. E una volta che ho realizzato questa girante,
se ci mando aria, se ci mando gas combusti, se ci mando vapore, se ci mando acqua, il lavoro trasferito è lo stesso. Perché sta scritto qua, questa è un'importante conclusione a cui è questa. Il lavoro trasferito, attenzione, lo diremo molto chiaramente, con molta calma, in là, adesso no, per non perdere il filo con le cose che dobbiamo dire, trasferire la stessa quantità di fluido a, di lavoro a due fluidi diversi non significa portarli alle stesse pressioni, temperature e quant'altro, quello sì che dipenderà dalle caratteristiche del fluido. Però i joule che noi, ci piace assimilare questa forma la loro unità di misura, i joule che noi trasferiamo ad ogni chilogrammo di fluido sono gli stessi. Una volta che ho realizzato una macchina con certe caratteristiche, costruita in un certo modo, con certe dimensioni, che ruoti ad una certa velocità, i joule che io trasferisco all'aria, al gas, al vapore o addirittura a un liquido rimangono gli stessi. Ok, e questa è la prima considerazione importante. L'altra, quella appunto di, attenzione, non ci confondiamo le idee con, diciamo, cosa ci sta dicendo ci spiegano, ci specificano le modalità con la quale avviene lo scambio di valore, ma non determinano le quantità in gioco, nel senso, ad esempio, se viene da voi un signore che chiede: ingegnere, io ho bisogno di aria compressa a due bar perché ci devo fare un servizio, d'accordo? E un chilogrammo di aria che mi serve un chilogrammo al minuto, al secondo, all'ora, quello che volete, e lo devo comprimere fino ad una certa pressione, d'accordo? Compro la macchina, in questo caso come si chiamerà la macchina? Compressore, evidentemente, che fa questa cosa. Voglio sapere se la tengo accesa un'ora quanto consuma, perché in base a quello che ho consumato poi dovrò pagare evidentemente la bolletta energetica. Chiaramente, per rispondere a questa domanda, Eulero non mi serve, non so se rendo l'idea. Tipicamente voi dovrete andare a rispolverare la vostra termodinamica e dite, per esempio, se io questa ho un chilogrammo di aria che a temperatura di 15 centigradi, evidentemente alla pressione atmosferica, e lo voglio comprimere fino a una pressione, questo numero, me lo ricordo, un numero magico, diciamo, per far tornare i conti, alla versione 2 bar e 58, ok? E voi fate, il conto che vi dovete fare è che, appunto, per ogni chilogrammo d'aria voi avrete bisogno di trasferire su questo compressore che avete comprato, vuol dire, se è in grado, se raggiunge lo scopo, cioè quello di fornirvi il chilogrammo d'aria, lo preleva alla pressione atmosferica a 15 gradi centigradi, ve lo restituisce a una temperatura che non sappiamo né ce ne importa, però ve lo restituisce a 2 bar e 58, questo vuol dire che avrà trasferito a quel chilogrammo d'aria
avrà trasferito k su k meno 1 r t con 1 1 meno beta elevato a k meno 1 su k, ok? Sempre sul suo isentropico stiamo studiando, ok? E quindi k 1 e 4 per l'aria, t con 1, quindi 1 e 4 su 0,4 per 287 kJ chilogrammo e su Kelvin per 288 Kelvin per 1 meno 2.48 elevato a 0,287, no? Ok, vengono fuori 90.000 joule a chilogrammo. Se volete, appunto, come l'abbiamo scritto in questo modo, abbiamo adottato questa cosa giusto per far comparire un segno meno, a meno sapete quanto non mi piaccia il segno meno davanti a un lavoro, a un'energia, lo facciamo giusto per non dimenticarci che è una spesa, che okay? Quel meno sta lì a dire guarda questi non li stai ottenendo, è come una tassa, cioè stai attento, le tasse si pagano, non è che si incassano, ok? E viene fuori questo. Questo appunto, così ci facciamo il nostro fatto, dopodiché evidentemente saranno uguali questi, possiamo scrivere qui, saranno i nostri 90.000 joule a chilogrammo, il che vuol dire che in qualche modo quel compressore avrà realizzato questi due termini, sarà stato costruito in maniera tale che la differenza tra questi due termini faccia esattamente 90.000, non so, questo sarà 20.000, dico un numero a caso, e questo sarà 110. Joule a chilogrammo, sempre. Ok? Se fosse di meno, facciamo finta così, che cosa succede? Appunto, Eurero ci dice guarda, io questa macchina una volta che l'ho costruita in questi modi ho ottenuto 20.000 meno 90.000 uguale 70.000 meno 70.000, ok? Già un per chilogrammo. Il che cosa significa? Significa che quella macchina così com'è non è in grado di portare il fluido in questa, l'aria, stiamo parlando di aria, a 2,58, la porterà a una pressione un po', se questo è 2,58 si fermerà un po' prima quella macchina. Dice vabbè, allora non si risolve, certo, significa che devo fare due stadi in serie. Eurero mi dice guarda, tu c'hai, perché omega è limitato per un certo motivo, R con 1 e R con 2 sono limitati per altri motivi. Tu hai bisogno di 90.000 già. Non puoi fare questa cosa con un solo stadio. Ok? Questa è l'utilità dell'equazione di Euler. Cioè ti dice come lo devi fare, ma non è che ti dice quanto devi fare. Non so se rendo con questi numeretti, ho voluto dedicare un po' di tempo, insomma, a aprire un po' una parentesi invece di continuare dritto, per farvi convincere bene di come, appunto, una cosa è dire come fare e una cosa è dire di quanto ho bisogno, di che cosa io energeticamente ho bisogno. Questo me lo dice davvero Molinari, ok? Eurero mi dice appunto in questo esempio, mi dice guarda che se tu hai dei vincoli nella costruzione, nella realizzazione della macchina, per cui il risultato non fa 90.000 ma fa 70, 60, 50, quello che vuol dire che non puoi fare una macchina con un solo stadio, perché altrimenti non ottieni l'effetto desiderato. A te non ti importa avere l'aria, non ti serve l'aria a 2 bar, ti serve a 2,58.
per avere la 2,58 con quei vincoli costruttivi hai bisogno di un compressore a 2 stadi, a 3 stadi, quello che sia. È chiaro il concetto che volevo presentarvi con questo piccolo esempio numerico? Professore? Sì. Vuol dire che io devo mettere in serie più compressori in pratica? No. Sì, anche volendo. In maniera più semplice, come dicevo prima, perché dice più compressori? Perché abbiamo visto tante immagini, abbiamo parlato. Ti può fare un compressore con più stadi, un compressore con tanti stadi, intendendo per stadio una coppia statore come quello delle mani. Un po' dopo la pausa accendiamo il proiettore e vediamo un'altra volta, insomma l'abbiamo vista proprio ieri, no? Quella selva di cosce, cioè una serie di statori, appunto una fila di statori in serie ricavati nella cassa della macchina, e perciò stanno fermi e perciò si chiamano statori, in cui si andava a infilare il rotore, no? Ed era una fila, ogni coppia statore rotore fa uno stadio. Abbiamo visto che per esempio il po' di fotografie, non tantissime ma un po' le abbiamo viste, no? Il compressore di un impianto con turbina a gas, tipicamente dove, non so, rapporto di compressione 20, per esempio, tanto per darvi un numero, anche 10 o 25 o 15 o 18, eccetera, questo è più o meno l'ordine di grandezza dei rapporti di compressione degli impianti di turbina a gas, anche un po' più elevati nelle macchine più evolute, ne abbiamo anche parlato, ok? Significa chiaramente che un rapporto di compressione così elevato, 20, io non è che lo posso fare con uno statore e un rotore. E di fatto dalle immagini abbiamo visto che il compressore con un rapporto di compressione 20 è bello lungo, perché c'ha 14, 13, 14, 15 stadi in serie, perché ne parleremo dopo. Il rapporto di compressione massimo accettabile per uno stadio è inferiore a 2, dipende da come è realizzato lo stadio, ma di solito è 1 punto qualcosa, 1.2, 1.3, fino a poco meno di 2, insomma, come rapporto di compressione del singolo stadio, okay? Quindi ecco che se lei ha bisogno di un rapporto di compressione 20, ha bisogno di oltre 10 stadi e in serie, e con ognuno un rapporto di compressione 1,15, 1,20, 1,25, questo è l'ordine di grandezza. Però è un compressore, insomma, in generale è una macchina, se poi vuole ne può mettere anche due in serie, se c'è bisogno. Okay. Applica a tutti i tipi di macchine dinamiche, chiaramente sia alle motrici come le turbine, sia alle operatrici come le pompe e i compressori. Okay. Un'altra cosa, un'altra distinzione legata a termini, un po' alla volta, ormai li abbiamo quasi completati, quasi. Un'altra distinzione importante, appunto, è capire se il flusso lungo, che il flusso del fluido all'interno di questa macchina, che direzione ha. Sostanzialmente distinguiamo fra due grosse categorie di macchine dinamiche, tanto motrici quanto operatrici, okay. Per le quali, in base appunto alla distinzione secondo la quale secondo la direzione, non stavo ricordando che nell'esempio di prima ho dimenticato di una cosa
interessante, vabbè, ci torniamo dopo. Dicevo, il fluido si può muovere, quindi se io metto delle palette qua sulla periferia, quindi faccio due palette così e faccio attraversare il fluido, lo spazio compreso fra due palette messe così qua sopra, ok, quindi in direzione praticamente parallela all'asse della macchina, ok? Avrò quindi una macchina grande, che vuol dire grande? Intendo dire con tanti stadi in serie, quindi immaginiamo una macchina motrice, quindi una turbina, abbiamo detto avrò uno statore qua intorno, quindi una fila di pale incassate nella cassa e quindi che non si muovono, e poi c'è una fila di pale che invece sta montata su questa ruota, ok? Perché stanno appunto sulla girante o rotore, ok? E questo fa uno stadio. Poi subito dopo troverò un'altra fila di pale fisse, un altro statore, un altro rotore e così via. E quindi in generale avrò n stadi in serie e il fluido si muove all'interno della macchina praticamente parallelo, passa da uno stadio all'altro e all'interno di ciascuno stadio evidentemente muovendosi in una direzione sostanzialmente parallela all'asse della macchina. Dico sostanzialmente perché magari ci sono piccole deviazioni, perché come abbiamo detto, accennato, e poi lo vedremo più con calma, cambiano un po' i diametri delle macchine, quindi chiaramente per fare delle sezioni di attraversamento proporzionali al volume specifico occupato dal volume occupato dal fluido, ma comunque la direzione resta nettamente quella assiale. E quindi si chiamano macchine dinamiche assiali, turbine assiali se sono macchine motrici, compressori assiali se sono macchine operatrici il cui fluido di lavoro sia un gas, pompe assiali se è una macchina operatrice dinamica che elabora un fluido, un liquido. Che l'altra, e questa è una famiglia, l'altra è un po' diversa, cioè sono macchine in cui il fluido entra nella macchina più o meno nella direzione là, però viene poi guidato, quindi le palette non stanno montate sulla periferia della macchina ma proprio sulla superficie della girante. E quindi guidano, dopo vediamo con calma, guidano il fluido a seguire un percorso radiale lungo un raggio della macchina, cioè entrano al raggio minimo, per esempio in corrispondenza dell'albero, questo rappresentato dal mio dito, seguono, sono guidate, queste palette immaginate incollate qua sopra, che fanno muovere il fluido lungo una direzione radiale. Che radiale, quindi per il momento non abbiamo detto se vanno dalla periferia verso il centro, quindi dal raggio massimo al raggio minimo, o dal raggio minimo al raggio massimo. Esistono entrambe le opzioni. In generale, quando il flusso appunto segue il raggio della macchina, evidentemente parleremo di macchina dinamica radiale, ok? Turbine radiali, compressori o pompe radiali. Adesso per completare, così però cominciate a segnare, però chiaramente merita approfondimento la cosa e quindi sicuramente ci torneremo sopra tra un po', però giusto per chiudere questa parentesi terminologica, volevo appunto precisare il discorso che vi facevo. Una volta che abbiamo detto che si muovono nel senso del raggio, andrebbe anche precisato se dal raggio più piccolo, quindi ingresso verso uscita, quindi dal centro, scusatemi, verso la periferia, o il viceversa, sempre radiali sono, no? Sempre lungo il raggio, perché bisogna capire anche il... Allora, vedremo che le macchine operatrici è meglio... Le macchine operatrici dove si è fatta la scelta del flusso radiale, quindi abbiamo assodato che abbiamo una macchina operatrice, quindi che deve trasferire energia al fluido, tipo l'esempio del compressore che abbiamo fatto prima,
E abbiamo assodato che stiamo parlando in questo momento di una macchina operatrice dove il fluido si muove lungo il raggio della, seguendo come direzione quella di un raggio qualunque della nostra girante. Resta da stabilire questa cosa, cioè che appunto se la macchina è operatrice è più conveniente che il fluido entri dalla parte centrale, quella più vicina all'albero, e lasci la girante alla periferia. Quindi, chiaramente seguendo una direzione preferenziale, cosiddetta centrifuga, ok? Dal centro verso la periferia, centrifuga, cioè che se ne va, che fugge via dal centro. E difatti, diciamo, io prima vi ho detto che parliamo di macchine dinamiche radiali, in generale, appunto, quindi se parliamo di un'operatrice, per esempio un compressore, è difficile che qualcuno lo chiami compressore radiale. L'addizione completa sarebbe radiale centrifugo, okay? Però quel radiale si perde molto spesso, insomma nella stragrande maggioranza dei casi se voi lo dovete comprare, un compressore così fate, andate a sfogliare il catalogo di un costruttore, troverete come titolo compressori centrifughi, perché una macchina operatrice dove si è stabilito che il flusso debba essere radiale sarà sempre centrifugo, non trovate compressori centripeti, ok? E altrettanto per le pompe, ok? Quella piccola pompa, non so se ci avete fatto caso stamattina in laboratorio, quel banchetto l'avete visto nella stanza dei computer, è una pompa radiale e quindi nessuno la chiama radiale, è una pompa centrifuga, ok? Si può anche dire radiale, però tradizione, diciamo, un po' che deriva da questo ragionamento che se è radiale ed è una operatrice, poi il motivo lo spiegheremo tra un pochino, è preferibile che il flusso sia centrifugo. All'inverso, chiaramente, evidentemente, utilizzerò questa premessa, all'inverso per le motrici, cioè se la turbina si sceglie a flusso radiale non assiale ma radiale, la turbina che è motrice e quindi deve trasferire energia dal fluido alla macchina si preferisce farla radiale, sì, ma flusso centripeto, cioè dalla periferia verso il centro. Petere in latino, per chi di voi significa cercare anche a dirigersi verso, non significa soltanto chiedere, significa anche andare verso, è una delle eccezioni che ci insegnavano al liceo, no? Petere urbem, avvicinarsi alla città, così, quindi centripeto, cioè che vado avvicinandomi verso il centro della a conclusione di questa parentesi terminologica, diciamo che però è importante, se no poi non ci capiamo. Diciamo che le macchine operatrici radiali sono molto più diffuse di quelle assiali, esistono anche quelle assiali, eccetera, ma sono un po' particolari, servono quando le portate, parlo soprattutto delle pompe, sono particolarmente elevate. E infatti, insomma, negli impianti motori che abbiamo studiato, i compressori e le turbine sono prevalentemente a flusso assiale, proprio perché sono le portate in gioco sono importanti. Per le turbine invece c'è una netta preferenza proprio per le macchine a flusso assiale e si ricorre a quelle radiali soltanto in alcuni casi particolari o per piccole o piccolissime taglie. Non avete potuto farci caso l'altra volta né io ve l'ho fatto notare, quelle turbinette, quelle minuscole, vi ricordate che ho fatto vedere il gruppo di sovralimentazione di un motore?
sia il compressore sia la turbina hanno dimensioni tipo quelle di una mano, insomma, come ordine di grandezza, ma non solo perché il motore da cui siamo andati a smontare quel compressore alimentatore è un motore di piccola media cilindrata, anche se la cilindrata fosse più grande le dimensioni non è che crescerebbero più di tanto. E quella è una delle tipiche applicazioni dove è un po' rara da trovare, in quell'esempio appunto nei gruppi di sovralimentazione la turbina quasi sempre è radiale, quindi centripeta, e il compressore lo è come sempre per quelle dimensioni centrifughe, ma quello è più normale, più diffuso, e la turbina invece è un po' una rarità che si incontra particolarmente nei gruppi di sovralimentazione asserviti ai motori. Questo in generale, poi tipicamente magari troverete una grossa turbina centrifuga, però insomma è un po' un'eccezione. Se aumentano le portate, se aumenta la potenza, quindi se aumenta la necessità di un disegno più accurato, la turbina si preferisce farla a flusso assiale, e anche il compressore evidentemente. Va bene, qualche dubbio? Fermiamo qualche minuto. Aspetta.